è qui con noi Riccardo Molinari dal Piemonte! Fratelli Veneti, fratelli Padani, complimenti per la vostra presenza oggi e complimenti ai sindaci guerrieri che hanno parlato prima, che hanno dimostrato che cosa fa la Lega. La Lega è un movimento che oggi, a differenza del nostro Presidente del Consiglio, che con i nostri soldi e il nostro aereo di Stato è andato a farsi la vacanza a New York per vedersi la partita, sono qui a cercare di risolvere i problemi dei cittadini veneti. Grazie ai vostri sindaci e complimenti per il grande risultato che avete ottenuto alle elezioni regionali. Avete mandato un messaggio chiaro allo Stato italiano, avete mandato un messaggio chiaro a Renzi e al governo di Roma. C'è una parte del paese, c'è un Veneto che non si arrende e non vuole rassegnarsi a essere suddito di questo Stato e ha voglia di continuare ad andare avanti a testa alta, a progettare il suo futuro. Perché vedete, stiamo vivendo una situazione paradossale. Siamo un paese dove un ragazzo su due non ha lavoro e abbiamo un Presidente del Consiglio che invece ci dice che per tirare sulle sorti di questo paese abbiamo bisogno di immigrati che paghino le pensioni dei nostri anziani. E peccato che questo governo e quel partito sia lo stesso che le pensioni agli anziani le ha fottute con la riforma Fornero. Questo è il paradosso in cui oggi noi viviamo. Che sia un governo che aveva promesso col Jobs Act di dare stabilità ai lavoratori, di rilanciare l'economia, ma che invece col Jobs Act ha creato ulteriore precariato e ha privato oggi i giovani che entrano nel mondo del lavoro della sicurezza di avere un posto fisso, della garanzia di poter continuare a lavorare, della garanzia di potersi fare una famiglia. E vedete, io credo che questo teatrino delle balle stia arrivando alla conclusione. Ieri abbiamo fatto l'altra parte della festa, eravamo in Piemonte, eravamo sul Monviso, eravamo tanti anche da noi, anche se il clima era un po' meno favorevole che oggi qui, a parlare con Matteo Salvini di agricoltura, di prodotti locali, di prodotti tipici. Il Piemonte, ma anche il Veneto, è una terra di eccellenze. E vedete, anche su questo noi abbiamo un Presidente del Consiglio che all'Expo si fa bello decantando i meriti del Made in Italy, dei nostri prodotti, dei nostri vini, dei nostri formaggi, dei nostri cibi, ma si dimentica che quest'anno il 5% delle aziende agricole della Padania ha chiuso grazie alle politiche di questo governo, grazie alle politiche di un governo che ha messo l'IMU agricola mandando in fallimento decine di aziende, grazie a un governo che appoggiando senza nulla dire le politiche europee ha dato il via alle sanzioni contro la Russia che hanno fatto sì che le nostre aziende agricole non possano più esportare i propri prodotti, portando anche lì al fallimento di migliaia di aziende sul nostro territorio. E vedete, siamo sempre al circo delle balle. A parole si dice che tutto è bello, a parole siamo tutti quanti impegnati in questo caso sulla difesa dell'agricoltura, ma nella realtà l'unico movimento che oggi cerca di occuparsi di questi problemi, di dare delle risposte concrete ai cittadini, siamo noi con Matteo Salvini e con la Lega. E quindi vi dico, cari amici, quella di oggi è l'ennesima tappa di un avvicinamento al giorno in cui non festeggeremo più la vittoria delle elezioni in Veneto o in Liguria o in Lombardia, ma ci stiamo preparando a festeggiare la cacciata di Renzi e del Partito Democratico da questo paese e ci stiamo preparando con Matteo Salvini a far tornare la gente a credere nella politica, a credere in una politica che possa risolvere i problemi e che non sia invece il primo problema dei cittadini del nostro paese. Continuiamo a lottare, fratelli, perché la battaglia è lunga, ma oggi noi abbiamo la capacità di vincerla. Viva la Lega, viva il Veneto, viva la Padania. Grazie a tutti.